Buongiorno, non sono né scomparso né latitante, intervengo perché c'è una campagna stampa contro il movimento che è vergognosa, e siamo a favore del terrorismo, dialoghiamo con i terroristi e non con il governo. Queste sono schifezze del nostro ebettino Presidente del Consiglio, che se tornassi indietro non solo non parlerei con lui come ho fatto dicendo che è una persona non coerente e non affidabile, come gli ho detto, ma direi che è un bugiardo, un falso e un ipocrita, non ha mantenuto nulla di quello che ha fatto. Io vorrei capire alle persone che l'hanno votato se si rendono conto di quello che ha fatto questo cartone animato fino adesso, perché io vi elenco un po' di robe, perché non è... Ora devo parlare male, ma io voglio parlare bene del movimento, che è la prima forza politica in Parlamento, se non fosse per una legge assolutamente illegale e anticostituzionale. Vorrei parlare di questo ebettino che non è stato eletto da nessuno, che vada alle politiche e che si faccia eleggere dal popolo italiano. Io vorrei anche fare capire a chi l'ha votato che non ha mantenuto nulla di quello che ha detto. Allora, per esempio, in febbraio riforme costituzionali elettorali, non ha fatto ancora nulla, è ancora in ballo il Senato, l'autoritarismo, l'immunità dei senatori, veramente una truffa, doveva essere uno sconto, un risparmio totale, invece i senatori nominati e ancora con l'immunità. Marzo di quest'anno, riforma del lavoro, dove di fatto l'Italia è in recessione, è quella che regredisce sempre di più nel resto dell'Europa. Non è vero che tutta l'Europa è in recessione, la recessione si sta fermando in molti stati tranne che in Italia, abbiamo la più grande disoccupazione giovanile d'Europa, è il record quest'anno. Maggio, la riforma del fisco, il fisco è al 44%, siamo ai massimi livelli, abbiamo superato danesi e francesi nella graduatoria europea. Il giorno del giuramento, io me lo ricordo, Lebettino, il giorno del giuramento dice i 60 miliardi di debiti della pubblica amministrazione con le imprese saranno eliminate, avrebbe sbloccato subito, ma non sono neanche state sbloccate neanche la metà dei 60 miliardi. Diceva che potevamo crescere del 2%, siamo in recessione. Il 9 maggio, mentre Moody's taglia le stime di crescita sull'economia, Padoan dice che stima l'impatto sulle riforme sul PIL dello 0,3%. E Lebettino dice, ma quale 0,3, quale mezzo punto? Possiamo crescere fino al 2%, siamo sotto lo zero di crescita. E vuol colpire le pensioni a partire da 2000 euro, ci riusciranno, andranno sulle pensioni, il blocco degli stipendi pubblici, mancano 25 miliardi, ma ancora credete a questa gente qua, ancora credete, ma allora abbiate pazienza, ma gli 80 euro hanno già stimato che sono usciti dalla porta e sono rientrati dalla finestra, le tasse hanno riassorbito tutto l'impatto che poteva avere di positivo degli 80 euro, insomma voglio dire, questo governo, questo ebettino, è il peggiore di tutti. Ora, cercate di capire che noi dobbiamo assolutamente riprenderci il paese, dobbiamo andare a governare noi. E lo so che vi sembra strano che un comico vi dica queste cose, ma bisogna che il movimento si riprenda il paese e piano piano cominceremo a fare il reddito di cittadinanza, perché non bisogna mollare milioni di persone sulla soglia della fame in Italia, ma io mi vergogno a vivere in un paese così, e questi qui danno 80 euro nella busta per sotto le elezioni, ma allora facciamo il reddito di cittadinanza, facciamo la piccola media impresa, detassiamo, togliamo veramente l'IRAP, non la finta del 10%, andiamo a essere concorrenziali, mettiamo delle protezioni ai nostri prodotti e facciamo questo reddito benedetto di cittadinanza che c'è in tutta Europa. Altro che ammortizzatori sociali e casse integrazione, si tolgono quelle, si trovano i fondi dalla politica, dalle armi, dal gioco d'azzardo, possiamo veramente riprenderci, c'è un pochino di ripresa o perlomeno la decrescita è limitata negli altri paesi, noi continuiamo ad andare giù. Non abbiamo più tempo, è per questo che io intervengo e vi dico queste cose, non c'è più il tempo, bisogna assolutamente riprenderci il paese, assolutamente, e non so come, non so se andremo alle elezioni, io vorrei andare alle elezioni per allora determinare se il popolo italiano vuole essere preso ancora per il culo da questo cartone animato che gira e sloganizza tutto, sloganizza, fa degli sloganetti.
ce l'avevamo a scuola quel tipo di persone lì, che poi facevano i casini, poi piangevano davanti al maestro e si facevano compatire, no, li abbiamo avuti, non ci crede più nessuno a queste persone qua, per la allora i media, le televisioni, i telegiornali, i giornali che tengono banco a questa roba qui, per cosa? Per prendersi sovvenzioni pubbliche, ma le sovvenzioni pubbliche non ci saranno più, non ci saranno più stipendi, non ci saranno più pensioni tra un po', taglieranno lì dove volete che andrà, e poi taglieranno col fiscal compact ospedali, sanità, scuola, andranno a prendersi il gas, l'acqua, stanno già svendendo la distribuzione del gas ai cinesi, i fondi pensione della cassa depositi e prestiti, cioè i conti dei pensionati dati in mano a una parte in mano ai cinesi, ma dobbiamo vedere sto paese meraviglioso e straordinario con delle potenzialità enormi, in mano a questo quattro deficienti, quattro incompetenti, quattro economisti della JP Morgan, ma basta con queste banche, con queste finanziarie e queste multinazionali, ci dobbiamo riprendere il paese in una maniera veloce, vi prego, mettiamoci le persone per bene, l'onestà deve tornare di moda, questo movimento è nato dall'onestà, nessuno deve rimanere indietro, ve lo ricordate le nostre parole? Le parole guerriere erano quelle, un po' di solidarietà, aiutare gli ultimi, non si può pensare di dividere la società dal 10 al 90, 10 che hanno tutte il 90, basta, è finito, è imploso questo sistema, noi siamo il piano B, un piano B della sopravvivenza, vi prego di credermi. Se non credete a me che sono un comico, che ho preso per il culo tutta la vita milioni di persone, a chi dovete credere? A questi che fanno finta di essere persone per bene e sono dei millantatori? Fidatevi, cosa avete da perdere? Che cosa c'è da perdere in questo paese in più? Dateci una possibilità di governarlo questo paese, andate a vedere, informatevi, siete curiosi, andate sulla rete, andate sul nostro blog, sul movimento, andate sul movimento delle Camere, del Senato, guardate le nostre opposizioni, mozioni, centinaia di mozioni, le abbiamo fatte tutte. E questa gente qui fa un decreto sulla giustizia con un condannato, ma stiamo scherzando, non possiamo accettare queste cose, l'abbiamo proposto tre volte bocciato, ma allora è semplice depenalizzare il falso in bilancio, è un'opera dello statista nano, lo statista nano è condannato, è l'artefice di certe cose, non ci puoi fare una legge sulla giustizia. Lo capisce anche un bambino, anche Ciro, dice Pappino, ma come si fa ad andare avanti così? Ma allora, per favore, ve lo chiedo dal cuore, dal profondo del cuore, io non ho niente da guadagnare in questa operazione, ho solo da rimettere, no? Cosa ho guadagnato? Ditemi voi cosa posso guadagnare, non voglio un posto in Parlamento, ho perso dei soldi perché potevo fare la mia carriera tranquillamente, allora che cosa ci guadagno? Ci guadagno perché abbiamo bisogno di un pensiero nuovo, un pensiero, non una persona, non sono io che dovete votare, ma un pensiero di economia, di politica, un po' diverso, il reddito di cittadinanza è un pensiero che va oltre questi deficienti qua che sono al governo, perché sono degli incompetenti, va oltre, vuol dire tenere su la classe medio-bassa, non abbandonare nessuno, vuol dire lanciare la piccola e media impresa, il turismo, hanno fatto un sito di italia.it, ve lo ricordate, c'è ancora, non è ancora finito, ha speso 40 milioni per fare un sito di turismo per l'Italia e non è fatto neanche per i cinesi che sono forse il primo popolo di turisti in Italia, non riesce neanche a capire che cosa diciamo, sono degli incompetenti e oltre all'incompetenza hanno questa pena di disonestà perenne, è un sistema che viene giù, marcio, ci vogliono mettere come senatori i quelli che hanno rubato tutta la vita, hanno rubato sempre nel sistema, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, hanno derubato qualsiasi cosa, li vogliono mettere con l'immunità in Parlamento, ma andiamo. Se vogliamo fare un'opera bene, dimezziamo tutti i parlamentari, come abbiamo chiesto noi, due legislature poi a casa, senza soldi, senza rimborsi, togliere i vitalizi, danno i vitalizi a gente condannata e messa in galera, Berlusconi prende 8.000 euro di vitalizio, Dell'Utri 4.000 euro di vitalizio, ma stiamo scherzando, ma basta, ma come fai a tagliare le pensioni con uno che ne prende 10.000 al mese, che propone il taglio delle pensioni sopra i 2.000 euro, ma stiamo scherzando, non sono in grado di fare più niente. Per favore,
io mi devo calmare, sono calmo, non sono arrabbiato, è il mio modo di fare, è il mio modo di vedere il mondo, è il modo di vedere di una persona normale il mondo, ecco la normalità. In questo caso siamo rivoluzionari, siamo molto rivoluzionari, vogliamo essere onesti per bene e prenderci il paese con metodi democratici, va bene? Questo è il massimo della democrazia che io conosco. E non potete continuare a farvi prendere per il culo da questi incompetenti, ripeto, incompetenti allo sbaraglio. Adesso faranno qualsiasi cosa per far quadrare i conti. Vogliono aumentare il PIL di 2 punti perché l'hanno promesso. Ci metteranno dentro la droga, ci metteranno dentro la prostituzione. Vedrai che il PIL, la nostra ricchezza aumenta del 2%. Ecco la loro mentalità. Vedrete se non lo faranno. Io vi abbraccio, modero i toni e io voglio i toni bassi. Voglio parlare bene, voglio essere moderato. Voglio che voi non mi vediate sempre con quello che grida, perché io non grido. Il mio modo è leggermente alterato perché non abbiamo più tempo. Io ve l'avevo detto prima, l'avevo già visto prima quando sono andato a incontrarlo, Lebete, ne gli ho detto che non era credibile, se lo incontrasse adesso gli darei anche uno scaffellotto, proprio uno scaffellotto come quelli a scuola. Non mi limiterei solo a dirgli, allora... E se si permette ancora di dire che noi abbiamo attinenze col terrorismo, io vedrò se ci sono gli estremi per credergli i danni in nome mio e nel popolo italiano. Io vi abbraccio tutti e andiamo alla catastrofe, ma con ottimismo.